Ragazzi, oggi sono... non mi vedete nella mia stanza, sono nella mia macchina, sono parcheggiata, se non vedete la cintura, io sono una buona conduttrice, metto sempre la cintura, rispetto sempre le regole. In ogni caso, oggi sono un po' inguardabile, ho i capelli legati perché... non era pianificato che uscissi di casa, cioè fino a 5 minuti fa ero tipo in pigiama. Però alla fine ho deciso di uscire per il fatto che... sto avendo un po' di giornate, un po' di rough days e volevo un po' distrarmi. Quindi ho deciso di portarvi con me a farvi vedere un thrift shop. Per chi non lo sapesse, un thrift shop è praticamente un negozio di cose usate. Praticamente c'è gente che può donare i vestiti, possono donare dei ogni genere di cose possono donare, e quindi loro qua le rivendono. Ovviamente questi soldi non sono, cioè non è che tipo ah ma la gente dona le cose, queste cose le rivendono come osano, no, semplicemente è un negozio dell'usato, questi comunque questi soldi vengono usati poi per aiutare chi ne ha più bisogno. Quindi ne hanno aperto uno qua, ne esistevano altri credo, ma non da quando io sono in questa città, quindi ne hanno aperto uno nuovo che si chiama Village de Valeur, ovvero villaggio di valori. E questo qua, questo conto è GISC, che a quanto pare esiste anche in Italia, io non lo sapevo, una specie tipo di Ikea. Volevo fare questo video perché volevo farvi vedere, volevo iniziare un po' una serie di video facendo vedere tipo posti, come dire, posti... boh, vabbè, voglio iniziare questa serie di video dove volevo farvi vedere tipo posti, tipo maggior parte sono tipo negozi o robe del genere che solitamente, cioè, in Italia sono molto diversi. Cioè, io so che ci sono tipo dei negozi dell'usato anche in Italia, io ci andavo spesso per i libri soprattutto. Anche qua hanno una roba piena di libri assurda, vi giuro, cioè... ero impressionata la prima volta che sono entrata, e il negozio è organizzato in maniera impeccabile. Adesso spero che sia ancora così perché ero andata uno dei primi giorni in cui era aperto. C'è gente che mi guarda male. In cui era aperto e tutto era organizzato benissimo. Aspettate che abbasso la radio perché non vorrei che sentisse la canzone e poi mi perdesse tipo il copyright. Quindi vi farò vedere un po' come è organizzato e cosa ci potreste trovare dentro. Io trovo che sia veramente un posto magnifico, cioè almeno secondo me se stai cercando qualcosa di, non so, per la casa o robe che non vuoi pagare tanto, tipo per esempio mi è successo che ho comprato una camicia per il lavoro, perché avevo comprato un'altra camicia bellissima da H&M, pagata un botto di soldi, per poi realizzare che il lavoro in realtà rischio di sporcarmi sempre comunque. Quindi sono andata qua, ho pagato $3 una camicia che in realtà era in buonissime condizioni. La vendevano poco perché le mancava un bottone, che poi ho reperito, e poi perché aveva il collo giallo, cioè la camicia era bianca ma il collo era giallo. Sono riuscita a togliere tutto, adesso quella camicia è come nuova. Cioè la migliore spesa del 2018 comunque. Quindi volevo chiedervi, io volevo fare anche vedere un altro video magari, non so quando, volevo farvi vedere tipo i tutto a un euro qua. Oddio, mi sento così strano con i capelli legati, non credo di aver mai filmato un video con i capelli legati, vabbè dai. Sì, volevo farvi vedere tutto a un euro, che sono molto 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 diversi qua, sono bellissimi, sono veramente i negozi più utili che possono esistere qua, soprattutto per i poracci come me. E Walmart, robe del genere, che comunque sono cose tipo che sono molto americani, molto all'americana. E se invece cioè se vi interessano queste cose fatemelo sapere magari, e o se avete tipo altre idee, tipo c'era qualcuno che mi aveva chiesto tanto tempo fa, scusa, mi sono ricordata adesso, tipo, che volevo vedere come sono organizzati i supermercati qua. Vi dirò, non c'è tanta differenza, magari un po' sì, cioè, per quanto riguarda i prodotti, ma scusate, io non sono abituata a filmare con il mio telefono, quindi sto un po' guardando a caso, mi sto guardando me stessa, non sto guardando l'obiettivo, mi dispiace un sacco. Quindi sì, che volevo vedere come è organizzato un supermercato, robe del genere. Fatemi sapere se avete altre idee, perché questi video in realtà mi piacciono, questi video vlog dove faccio vedere cose che sono molto più semplici in realtà da fare. Organizzato benissimo, cioè è tutto organizzato per
categoria, per tutto, cioè che vi farò vedere un po' meglio. Però sì, adesso mi metterò a cercare, magari se trovo qualcosina di bello vi farò vedere. Comunque qua c'è un sacco di libri, l'unico problema è che sono in francese e non mi fa impazzire. Oddio, ci sono tipo i fiori del male. Cioè guardate le versioni che più vecchie, cioè sono bellissime in realtà, solo che ho tipo 3000 versioni di questo libro. Però c'è un sacco di libri bellissimi, c'è scritto si è costati tipo 4 libri, il quinto è gratuito. Io vi dirò i prezzi non sono esagerati, cioè questo qua costava $4 per dire, cioè $4 per un libro che in realtà sono edizioni vecchie. A me le edizioni vecchie piacciono tantissimo, solo che devono essere veramente ben tenute. Sono organizzate meglio qua i libri che nelle vere librerie, cioè sono divise per categoria, quindi c'è tipo, ci sono le biografie qua. Io adesso mi farò un giro perché magari trovo qualcosa di bello, perché l'altra volta non ho guardato tanto nei libri, ma adesso spuncerò qualcosina perché siccome sono molto povera, forse se trovo dei libri usati sarebbe meglio. Bello, giusto perché non voglio tenere le cose in mano, io ho trovato questo bicchiere gigantesco e lo voglio perché è enorme, cioè questo è tipo un bicchiere per i depressi e lo voglio. Beh ragazzi, c'è la tazza di Hannah Montana, vi prego, costa $3, cioè quanto è bello, scusate, ma è una tazza stupenda, la me di tipo 10 anni fa sarebbe impazzita. Io amo tantissimo queste versioni dei libri perché cioè sono veramente bellissimi. E non so, adesso cercherò, vedrò se troverò qualcosina. Ho trovato 2 libri, vedrò alla fine se li comprerò o meno, ma queste versioni così, guardate che belle, cioè vi prego, sono stupende, mi piacciono un sacco queste versioni così vecchie. Se non ho trovato niente di che, però ho trovato un libro così francese di Jacques Poulain, l'autore che ho tradotto per la mia tesi magistrale, quindi lui è francese, québécois di origine. E poi ho trovato questo che sarebbe Notre Dame de Paris, una versione stupenda e adoro, cioè io l'ho già letto questo libro ma non ce l'ho, e solo la versione figa, c'ha cioè addirittura anche che segna il libro, stupendo, cioè adoro. Ma tipo nel reparto tipo tappeti e robe del genere, e di là ci sono i vestiti. I prezzi variano, per dirvi, per farvi un esempio, tipo c'è questo vestito, non so se lo vedete, che costa tipo $7, che in realtà mi sembra in condizioni buonissime, ma che è stato donato proprio perché vabbè, magari non lo mettono. Questo per esempio costa, ah, questo costa già un pochino di più, infatti ne ho visto prima un vestito bellissimo che costava tipo 29. Alla fine ho preso quei 2 libri e adesso me ne sto andando perché c'è un negozio qua che è una specie di, come si chiama? È una specie tipo di H&M canadese, che fanno uscire fuori un botto di vestiti, un sacco di collezioni, cioè ho l'impressione che fanno uscire qualcosa di nuovo ogni settimana e quasi ogni volta fanno tipo un sacco di sconti. Siccome avevo adocchiato un paio di pantaloni bellissimi, allora vorrei andare a prenderli. E solitamente i negozi in Canada chiudono sempre alle 5, massimo 5 e mezza. Invece il giovedì e il venerdì chiudono alle 9, quindi diciamo che ho tempo per andare a girovagare per i negozi, giusto anche per guardare, magari dopo passo anche dal negozio di cose per la casa che amo tantissimo. Quindi diciamo che vi saluto qua, non sto a portarvi in giro per i negozi ancora perché sarete anche stufi probabilmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, come vi ho già detto, se avete altre idee, se volete che vi faccia vedere qualcos'altro, tipo so che tipo qualcuno era curioso per Walmart, posso farvi vedere Walmart, non in tutto a 1 euro, volevo farli vedere perché volevo proprio far vedere la differenza che ci sono tra tutto a 1 euro in Italia e tutto a 1 euro qua, che è una cosa pazzesca, cioè io praticamente ho arredato casa con tutto a 1 euro, no, non è vero, però tante cose tipo
cose per la cucina, un sacco di cose che puoi trovare da tutto un euro. In realtà sono prodotti buoni, cioè nel senso, spesso la gente ha un po' l'impressione che tutto un euro facciano schifo, roba del genere. Qua invece in Canada ci sono tanti prodotti che puoi prendere, ci sono anche altri che devi evitare, quindi quello sicuramente lo farò. Però se volete appunto vedere altre cose tipo i supermercati o Walmart o cose tipo Ikea, perché abbiamo anche Ikea, ma abbiamo anche un Ikea québécois dove praticamente io ho lavorato, quindi fatemi sapere. Quindi io spero che il video, questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fatemelo sapere, lasciatemi un commento qua sotto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao.